successiva a questa decisione dell'ANM, che si svolse a Napoli, dove ci fu una sorta di regolamento di conti all'interno della sinistra giudiziaria. Da un lato Caccini, che rappresentava la sinistra giudiziaria, dall'altro gli allora pubblici ministeri Narducci e Policastro. Questo per dire che cosa? Che la non sinistra comunque non è stata tutelata come sono stati tutelati altri. Sì, ma De Magistris, adesso voglio parlare con De Magistris. De Magistris, lei qui in uno studio disse una volta: finché indagavo su Berlusconi, champagne e caviale. Appena ho toccato Prodi, Mastella, D'Alema, insomma, adesso e questo è quello che racconto io, lo dico io prima che lo dice De Magistris, quello che dico io, che quindi, è accaduto. Allora, finché si indaga a sinistra, a destra va tutto bene, se si indaga a sinistra così, mi spiega lei, che certamente non è un uomo di destra, mi vuole spiegare, perché lei viene indicato come il cigno nero, l'uomo che fa saltare il sistema, sistema che c'era ieri come c'è oggi. Sì, Giretti, i magistrati autonomi e indipendenti devono garantire, proprio perché hanno questa autonomia e indipendenza, l'uguaglianza dei cittadini fronte alla legge. Io in indagini molto delicate, tra cui quelle che ha citato lei, mi sono trovato ad indagare sia su esponenti del centrodestra che del centrosinistra. E devo dire che quando erano indagati esponenti anche apicali del centrodestra e anche alcuni del centrosinistra più di livello locale, si susseguivano interrogazioni parlamentari, ispezioni ministeriali, però non c'era ancora, chiamiamolo, il cortocircuito istituzionale che poi produsse una sorta di golpe istituzionale senza armi. Questo avvenne quando, verso la metà del 2007, mi trovai nell'ambito dell'inchiesta Why Not a indagare l'allora Presidente del Consiglio Romano Prodi e anche l'allora Ministro della Giustizia Clemente Mastella. A quel punto c'è l'unione di tutte le correnti, perché poi Mastella in questo era stato abile, al Ministero aveva messo i riferimenti di tutte le correnti, scatta a settembre la richiesta di trasferimento d'urgenza del Ministro coinvolto nelle indagini, che chiede il trasferimento del PM che indaga sul Presidente del Consiglio che ha nominato quel Ministro della Giustizia. Quindi si attiva il procedimento disciplinare e tutti sono d'accordo: la Procura Generale della Cassazione, il Ministero della Giustizia, l'Ispettorato, le interrogazioni parlamentari, tutte le correnti, e, come dire, il bollino finale, io lo chiamerei il mandante di questa operazione, o comunque chi dà la copertura finale, è il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, che era anche il Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura. Per chiudere, chi doveva tutelare? Un magistrato che non faceva altro, insieme alla polizia giudiziaria, i testimoni, i consulenti, a cercare di far luce su un sistema criminale pericolosissimo, viene fermato non dall''ndrangheta con la coppola e con la lupara, ma viene fermato da chi lo doveva tutelare: i suoi capi, il CSM, l'ANM e il Quirinale. Un'ultima cosa voglio dire al dottor Palamara, che saluto. Due brevissime considerazioni, Giretti. La prima, ovviamente il dottor Palamara, vabbè, ma questo penso lo ammette anche lui, parla dopo che ovviamente viene coinvolta in inchieste molto delicate da parte della Procura di Perugia. Però devo dare atto al dottor Palamara che per la prima volta nella storia della magistratura una persona che disse nel 2008, quando furono fermati i magistrati di Salerno che stavano facendo luce sulle nefandezze che avvenivano a Catanzaro ai miei danni, avevano dimostrato la correttezza del mio operato, lui dice: il sistema ha dimostrato di avere gli anticorpi. A distanza di 10 anni Palamara ammette di aver fatto parte di quel sistema e sostanzialmente, mi perdono il termine tecnico, il dottore Palamara confessa. Perché io nell'intervista al direttore Sallusti, un pentito di magistratura, ho letto anche le altre, al di là di qualche ovviamente imprecisione che ci può stare, c'è una sostanziale ricostruzione di una vicenda che in un paese normale dovrebbe portare a mettere sotto accusa un Presidente della Repubblica che ha tradito la Costituzione repubblicana. Cioè, di questo stiamo parlando. Ah, yeah.